Salve a tutti e bentornati sul canale di Toon Kingdom. Oggi siamo qui con Mattia Savoca, che ha vinto il torneo del martedì del GOT con 20 persone. E cosa hai portato? Ho portato questo mazzo. Questa è la carta più forte del mazzo, il koala. Ho vinto troppe partite perché tipo avevo il koala, Gaia Power, andavo sopra BLS, ci facevo metamorfosi. Va bene, sei un buffone. Contro cosa hai giocato? Ho giocato, allora, round 1 ho preso il mio amico... Ho preso Samuele che giocava Chaos Control, okay. Poi secondo turno ho preso Chaos Turbo, terzo turno ho preso mi pare un altro Chaos Turbo, poi ho preso in finale Graziano che gli ho rubato la partita che aveva return, Chaos Return. Acchiappa a me! Acchiappa e poi penultima partita contro chi ero? Contro Pasquale che giocava God Control. Ok. Okay. Anzi era Chaos Turbo, scusate. Va bene, allora, vediamo questa mitica lista questa che ha conquistato lista. Le anime dei duellanti avversari. È tutto Max Rarity, ragazzi, ho giocato 3 della carta più forte del mazzo. Hai giocato tipo 2 e mezzo, che qua mezzo, c'è sì. Questa carta è troppo forte, ragazzi. Secondo me già un mosso che ha 2-3 d'attacco livello 4 è una cosa broker sbagliata. Ma come che non te l'hanno rubata di terre, proprio te l'hanno schiantato in gola. Niente, troppo forte questa carta, ragazzi. Poi la carta più scarsa del mazzo, questa qua, che secondo me è scarsissima in realtà sta carta, perché cioè i mazzi più forti e più giocati qui dentro sono God Control, Chaos Turbo e questa qua tipo un meno X, non lo so, è una carta che non mi piace tanto. Serve solamente per quest'altra carta che è un'altra delle carte più scarse del mazzo, che la odio pure questa. E in realtà è bella fastidiosa, perché a volte quando sei lì che devi toglierla e hai le settate, tu devi spaccare, devi sacrificare le settate proprio. Lo so, ma non è una cosa che tipo non succede mai, soprattutto se ci sono giocatori attorno, so, è una carta che non mi piace. Però tanto. Ti fa chiudere a volte. A volte mi fa chiudere. Infatti queste 6 non lo so, non mi ti piace forza esiliata, spacco la settata, rimuovo forza esiliata e poco lui. Quello, vabbè, sì. Poi questa carta che è fortissima, okay. Che è la Silent, è molto forte. Poi vi faccio vedere una carta che scomba con tutto il mazzo. E poi altri guerrieri, vabbè, questo per le rota, i tool di rota, questo è fortissimo. 3-4 di spadaccino. Sì. Questa carta che è scarsissima perché ti fanno snatch, no, sto scherzando, è fortissima. Poi ho giocato, vabbè, come non terra ho giocato Tribe, Broken, questo Broken. Un quarto di Tribe. E quest'altra che è Broken pure, fortissima. Allora, questi erano i mostri, ho giocato 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mostri, okay. Pare, o 18. Occhio, quando li sposti che si rovinano. C'è lui. Che si rovinano, Va bene, poi ho giocato, vabbè, le carte più forti del gioco, non c'è niente da dire, queste 4. La Quadrinity. Poi queste must, questa è fortissima perché devi perdi da Miro, sto gli upstart. Poi ho giocato questa carta che è una delle carte più forti del formato, lo giocherò in tutti i mazzi, Broken. Poi ho giocato questa fortissima, poi ho giocato 3 snatch. Allora, snatch nella teoria... 3 smashing ground. Scusami, magari 3 snatch, mi chiudo nel negozio. 3 smashing perché è una carta che, cioè teoricamente tipo non la vorresti giocare perché in realtà... cioè, i mostri alzano quasi tutti i mostri del gioco. Però in realtà è utile perché è forte contro Chaos Control. Questa è forte contro Chaos Control. Che ti cambera, sì. Forte contro le spie. Forte in realtà è molto utile. Ti risolve tante partite anche contro i Chaos che li vedi con Ratto, con gli altri mostri. Quindi queste erano le magie. Molto standard come lista. Poi queste giocavo, erano più integre rispetto ai mostri. Poi ho giocato, vabbè, quasi la Trinity. Non gioco DT perché il mazzo ha sempre, vuole avere sempre mossi sul terreno, uno o due mossi. Quindi non è buono. Questa è fortissima questo mazzo. Poi ho giocato 3 Tornado di Polvere perché, come vi ho detto, perdiamo da Mirror, perdiamo da DT, perdiamo da tante cose. Quando ho l'avversario non a 7 andiamo tranquilli e caliamo tutti i mostri a bittare e fare tantissimi danni. E poi ho giocato 2 della carta più forte del mazzo, assolutamente, che è questa. Questa è la carta più forte del mazzo. Chi non gioca questa Final carta... Attack Order. Chi non gioca questa carta e gioca le sicurezze non sa giocare il mazzo, perché questa carta dice che in pratica tutti i mostri scoperti vanno in attacco. Ora, questo cosa comporta? Che lui perde il suo lato negativo, okay. Ovvero quello di mettersi in difesa. Quindi magari cosa succede? Tu lo cali, attacchi, poi si va in difesa, lo provano ad attaccare e tu lo rimetti. Stiamo in parlando della forza attacco Goblin. Della forza attacco Goblin. Poi è fortissimo perché con la Silent i mossi te li metti in attacco e quindi la Silent vuole levare tutto. Con Ratto non ne parliamo perché sì, te lo puoi autoscoppiare. Col gigante pure, cioè con tutti i mossi del mazzo questa carta fa sinergia. Poi l'obiettivo del mazzo tendenzialmente è fare tanti danni e poi anche contro Turbo la strategia è fare tanti danni e anche se loro vanno troppo in vantaggio carte tu vai a vincere perché però sai perché è buona poca vita. Anche col Ratto, perché quando tu attacchi col Ratto
I forzi che va in attacco anche se è un mostro grosso che hanno messo in difesa. E si scoppia E in si caso al massimo. Sì, scoppia, questo dicevo, sì, è è fortissimo questo. forte. Fa fare tantissimi danni in più, è una carta veramente fortissima. Ok, questo era il main, 40k ovviamente. Probabilmente giocherei le giochi in questo mazzo perché sono malato di giochi io. Poi ho giocato, allora, vediamo un attimo la Vabbè. side, partiamo dai mostri. Ho giocato, allora, tre di loro, masti in questo mazzo. Sono terra, tu soffri troppo le scapegoat, fortissima. Tendenzialmente poi tipo contro God Control evito i ratti e metti questo, quindi non c'è neanche l'antisinergia. Poi ho giocato, beh, uno di loro, perché contro Warrior lo puoi calare e i ratti li lasci contro Warrior sono fortissimi. Poi ho giocato, beh, tre Kiko, in un mazzo secondo me aggro non possono mancare, una carta fortissima, la adoro. Poi anche questa è fortissima con l'ordine d'attacco finale. Mi vedi che cosa vuoi? Dici che siamo chiusi. Poi ho giocato due main contro, un'altra carta fortissima secondo me. C'è molta gente non la gioca per il fatto che non sei mai sicuro di quello che trovi. Due book super versatili, sempre contro God Control che è il mazzo che odi di più. Poi ho giocato, beh, due walk per panda panda, si spiegano da soli, e poi ho giocato due di queste. Perché tendenzialmente il mazzo subisce tanto gli odi K, perché non ha molti modi per pararsi nel turno dell'avversario, quindi ho giocato due di queste e sono forti Vabbè, giochi solo contro. Ring e Mirror, quindi. Sì, quindi sei molto poco parato. Questa era la lista. Complimenti Voglio ancora! ringraziare un bel po' di persone. Innanzitutto ringrazio Graziano che mi ha prestato il mazzo e che mi permette di giocare, che se no non avrei mai ripreso a giocare. Poi voglio ringraziare tutti i miei amici, Salvo, Musumeci, Carlo Mugno e tutta quella Che non gendaglia, viene mai al che non viene GOT, mai al che GOT hanno perché paura. sono troppo scarsi al GOT, ragazzi. Infatti giocano a formato avanzato che tipo cali tutto, vomiti tutto e non capisci niente. Poi voglio ringraziare anche la community di Bologna, Gelor che è questo è il suo mazzo, Zeon e tutti gli altri. E infine voglio ringraziare il culano per eccellenza, che Per oggi l'eccellenza. dell'eccellenza, che oggi sono diventato il culano nel gioco. E poi voglio ringraziare lui che mi ha insegnato a bittare, il Great Chaos Beater, che mi ha Che insegnato a oggi sei fatto bittare. abitare da me. E niente, poi ringraziamo Toon Kingdom che fa sempre dei tornei speciali e non mi hanno pagato per questo. E niente, E ragazzi, basta. giocate tutti quanti God Control, in realtà è il mazzo più forte. Guardate questa merda. Koala Beatdown. Ciao a tutti, Ciao, alla ciao ciao. prossima.